Ragazze, allora, bentornati sul canale, oggi un nuovo video. Allora, vi faccio un video tag. Scusate un attimo la risoluzione, ma essendo appunto un video tag dove chiacchiero soltanto, non mi andava appunto di sistemare il tutto, visto che non vi devo far vedere nulla e non... Visto che non vi devo far vedere nulla di importante, quindi sarà solo il video tag, che è il video tag che sto girando ultimamente qui su YouTube, che è Fatevi Fatti Miei. Faccio questo video appunto solo per farmi leggermente conoscere un po'. Quindi è un video tag con 38 domande, quindi non mi dilungo così tanto perché sennò mi perdo appunto in chiacchiere, viene un video eterno. Allora iniziamo. Allora, prima domanda è: sei stato chiamato così perché qualcun altro si chiamava con questo nome? Sì, allora il mio nome è appunto riportato da mia nonna, quindi io ho il suo stesso nome. Poi quando è stata l'ultima volta che hai pianto? Non so, un paio di settimane fa. Io di solito sono molto emotiva, quindi piango spesso, però anche per nulla. Poi la terza domanda è: ti piace la tua calligrafia? Io, cioè, adoro la mia calligrafia, infatti, cioè, sto veramente attenta ogni qualvolta che scrivo io, cioè, sto super attenta perché io adoro la mia calligrafia, infatti sto sempre lì a sistemare qualcosa, sempre, cioè, la devo portare sempre ai massimi livelli, ecco. Poi quarta domanda: qual è il tuo pasto preferito a base di carne? Sceglierei quella del pollo, perché le altre carni non mi piacciono assolutamente. Non mangio appunto anche alcuni tipi di carne, quindi preferisco 3000 volte quella del pollo. Poi, quinta domanda: hai figli? No. Sesta: se tu fossi un'altra persona saresti amico di te stesso? Non saprei rispondere a questa domanda, perché sinceramente penso di sì, però alcune volte cioè è difficile tra virgolette essere mio amico, perché sono una persona molto, come posso dire, non dico che è quasi con la puzza sotto il naso, però io, cioè, prima di essere amico di una persona devo conoscerla alla stragrande, perché non mi affeziono facilmente. Poi, settima domanda: sei una persona ironica? Sì. Poi, ottava domanda: hai ancora le tue tonsille? Sì. Nona: faresti bungee jumping? No, perché io ho paura delle altezze, soffro di vertigini, quindi no. Poi, decima: qual è il tuo cereale preferito? Quindi sì, amo molto il riso soffiato, quindi quello è il mio cereale preferito. Poi, ti sleghi le scarpe prima di toglierle? A volte no, cioè poi dipende dalle scarpe che porto, perché se per esempio porto le Hogan sto sempre appunto attenta a slacciarle, a metterle a posto per bene, perché cioè non voglio rovinarle. Con altri tipi di scarpe di solito dipende poi dal livello di stanchezza che ho quando le tolgo, quindi a volte sì, a volte no. Poi, il tuo gelato preferito? Io adoro il cocco e lo yogurt, il gelato allo yogurt. Poi, cosa noti come prima cosa nelle altre persone? Non sono appunto persone con la puzza sotto il naso, che non si atteggiano tanto, cioè noto questo, insomma. Poi, cos'è che ti piace meno di te? Giustifico a volte tanto le persone, quindi anche se cioè, ho un carattere molto duro, a volte tendo a giustificare molto le persone per quello che fanno, quindi
Questo secondo me è quello che mi piace meno di me. Poi, cosa ti manca di più? Per quanto riguarda appunto qualcosa di materiale, non mi manca nulla. Per quanto riguarda le persone, forse mi manca leggermente la mia famiglia, visto che mi sono trasferita appunto di punto in bianco per lavoro, quindi dal mio paese, forse mi manca molto abbastanza forse la mia famiglia. Poi, di che colore hai i pantaloni e le scarpe in questo momento? In questo momento sto indossando i pantaloni del pigiama e un paio di pantofole. Sono i pantaloni bianchi e le pantofole rosa. Poi, che musica stai ascoltando? In questo momento ascolto molto le canzoni di Emma, quindi di solito ascolto quelle, però la musica in generale mi piace, quindi non ho una canzone oppure una canzone preferita, appunto. Quindi questo. Se fossi un pastello, che colore saresti? Colore forse azzurro, perché a me piace tantissimo il blu, quindi un pastello sarebbe un bel azzurro. Poi, profumi preferiti? Lady Million, io lo adoro, infatti l'ho riacquistato, cioè ce l'ho, quindi mi piace un sacco. Poi, 20ª domanda, qual è stata l'ultima persona con cui hai parlato al telefono? Forse col mio ragazzo, boh, non mi ricordo. Poi, sport preferiti da vedere? Io adoro la pallavolo, infatti quando ero piccola l'ho anche praticata ed è l'unico sport che preferisco. Se devo guardare uno sport in televisione, preferisco guardare la pallavolo anziché il calcio. Io odio il calcio, secondo me è un gioco stupido. Poi, colore dei capelli castani, colore degli occhi castani. Indossi lenti a contatto? Assolutamente no, non indosserei mai e poi mai le lenti a contatto, perché veramente mi fa impressione mettermi qualcosa nell'occhio, no, assolutamente. Poi, cibi preferiti? Adoro tantissimo il dolce, le cose dolci. Se devo preferire un qualcosa tra dolce e salato, preferirei un qualcosa di dolce. Poi, film horror o a lieto fine? Assolutamente a lieto fine, perché io veramente non riesco a guardare i film horror, li odio. Ultimo film visto. Io di solito non mi piace vedere i film in televisione, non ci prendo gusto, quindi di solito sto molto su dei programmi così, su delle serie, programmi, reality, una cosa del genere. Sono stata l'ultima volta al cinema a vedere 50 sfumature, perché appunto, come vi dicevo, in televisione non guardo tantissimo i film. Poi, colore della maglia che indossi, grigio, con queste striscette similpizzo, diciamo, bianche, quindi poi estate o inverno? Estate e inverno, io non amo né l'una né l'altro. Amo tantissimo le stagioni di mezzo, quindi adoro l'inizio della primavera e l'autunno. Però se proprio dovessi scegliere, forse sceglierei l'estate soltanto per il mare. Poi abbracci o baci? Abbracci, secondo me è meglio gli abbracci. Poi, che libro stai leggendo? Attualmente nulla, perché non infatti dovrei andare a riprendermi tutti quanti i libri a casa mia, nel mio paese, perché ho lasciato tutto quanto lì. Quindi, come ora, non sto leggendo nessun libro. Cosa c'è sul tuo tappetino del mouse? Non sto usando un mouse, però io odio i mouse e non li uso di solito. Preferisco appunto, uso il portatile con il touch, insomma, quindi non uso di rado il mouse. Poi, cosa hai visto in TV ieri sera? TV ieri sera? Oh, mi sono addormentata e non ricordo. Sì, stavo vedendo che nel mio ragazzo una serie TV che c'è su D-Max, Cattivissimi Amici. Vi consiglio di andarla a vedere perché fa morire da ridere. Poi, i tuoi suoni preferiti? In che senso? I tuoi suoni preferiti?
vabbè, andiamo avanti. Rolling Stones o Beatles? Ascolto qualcosa molto molto di rado dei Beatles. Qual è il posto più lontano da casa che hai visitato? Beh, sono stata un paio di volte a Barcellona. Sì, quello più lontano è stato a Barcellona, poi vabbè sono stata a Parigi, però se dobbiamo dire quello più lontano è stato Barcellona. Poi, hai un talento speciale? Beh, io, cioè, se vogliamo definirlo talento, io, cioè, canto, quindi fino a un paio di anni fa, cioè, sono... Ho preso per 6 anni lezioni di canto, quindi ho partecipato a tantissimi concorsi importanti, quindi se proprio dobbiamo dire un talento, canto, cioè cantavo. Ora mi sono limitata perché appunto il lavoro mi impegna tantissimo tempo e fino a 2 anni fa cantavo, quindi partecipavo a concorsi. Poi, altra domanda, speriamo che non mi lasci il telefono che è al 2%. Dove sei nato? Sono nata, stavo aggiungendo un attimo la prossima domanda. Sono nata a Cetraro, che è un paese della provincia di Cosenza, quindi in Calabria. E poi l'ultima domanda chiede di chi speri assolutamente che risponda a questo video. Nessuno in particolare. Se appunto vedete il video e vi piace potete farlo tranquillamente, però non taggo nessuno. Quindi niente ragazze, questo era tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo al prossimo. Ciao!